Ciao e bentrovato a questa seconda puntata di Critico Digitale. Allora, come sentirai, forse non c'è ancora una sigla, devo capire se troverò qualcosa al volo da mettere davanti alla mia voce, ma piano piano sarà ben costruito, non ti preoccupare. Quello che adesso per me è importante è capire se certi argomenti trattati come li vorrei trattare io ti interessano. Quindi ti invito davvero caldamente a scrivermi o a contattarmi. Allora, il mio nome è Justin Rosati ed è abbastanza facile da reperire sul web, sono abbastanza su tutti i social, però ti chiedo una cortesia, se davvero vuoi scrivere di questa trasmissione, non vuoi parlare con me direttamente al lato umano, ti do un solo indirizzo. Scrivi a info@criticodigitale.it. Puoi scrivere qualsiasi cosa, anche semplicemente ti odio. Però se lo argomentassi sarei molto più contento. Poi un'altra cosa. Questa è solo la seconda puntata, però come sai le puntate vengono fatte soprattutto se c'è qualcuno che ascolta. E per far conoscere questa trasmissione a più persone sarebbe utile che tu lasciassi una piccola recensione, non oggi perché già con una puntata come potresti lasciare una recensione, magari tra qualche puntata, però te lo ricordo già adesso perché magari le stai ascoltando al contrario, non lo so, potrebbe essere successo un po' di tutto, per cui te lo dico già adesso, se volessi lasciare una recensione su iTunes o su Spreaker, su cui adesso mi appoggio come piattaforma, mi faresti davvero piacere. Allora, di cosa voglio parlare oggi? Siamo sempre a settembre, oggi è il 15, e come al solito, dopo un evento Apple, ciò che domina il mondo tech sono le notizie che si susseguono. Ma attenzione, non parleremo di iPhone X, iPhone X e iPhone 8, 8 Plus, eccetera. Parleremo di Face ID. Face ID che è questa nuova tecnologia, che nuova non è, che permetterà agli utenti iPhone di sbloccare il proprio dispositivo, solo l'iPhone X in questo momento, attraverso il loro volto, sostituendo di fatti il Touch ID, che fino adesso dall'iPhone 5 è stato inserito, prima era il Touch ID di prima generazione, poi c'è stato quello di seconda generazione, poco interessa. Il fatto è che siamo arrivati ad avere un utilizzo nella normalità con un riconoscimento biometrico per l'accesso al dispositivo. Accesso che prima era appunto determinato dall'impronta digitale, che come sapete è univoca, tranne sui gemelli monozigoti, e che permetteva quindi di sbloccare proprio tutte le proprie informazioni. Questo è un argomento molto interessante perché di fatti crea una privacy dei propri dati all'interno di un dispositivo che anche a norma di legge non è superabile. Probabilmente molti di voi avranno sentito parlare o comunque hanno già sentito le varie discussioni su quanto successo mesi fa. Ora non ricordo il posto, comunque negli Stati Uniti, in cui un attentatore, si può dire anche un kamikaze, dopo insomma aver fatto il suo attentato terroristico, si era ritrovato il suo telefono, che era appunto un iPhone, se non erro un 5C, l'FBI aveva chiesto a Apple di poter sbloccare il telefono anche non conoscendo il codice di sblocco, che poi è di 4 cifre in quel caso, e anche non avendo ovviamente l'impronta digitale della persona registrata. Ecco, questo ha portato a una grande diatriba, a una grande discussione su che cosa potesse fare un'azienda come Apple contro, se così si può dire, il proprio stato di appartenenza, in che richiedeva questo formalmente per un beneficio al bene di tutti, insomma, carpire le informazioni di un terrorista. Ovviamente la situazione è molto complessa e a suo tempo Apple decise assolutamente di non fornire nessun aiuto
all'FBI, perlomeno non aiuto pubblico, poi magari sapete, quello che ci viene detto non è per forza ciò che accade, per non creare un grimaldello, per non dare un grimaldello assoluto all'FBI, che potesse quindi prevalere adesso su un iPhone di un terrorista, un domani su un iPhone di una persona che magari non ha fatto niente o che addirittura attenta, tra virgolette, a una politica non troppo corretta. Pensiamo se lo stesso dispositivo fosse stato in mano di un giornalista in terra di guerra e non dico in Cina perché sarei cattivo a dire che in Cina c'è un problema, però se ciò fosse accaduto anche in un territorio in cui diciamo che la politica non è proprio così democratica, ecco, vedete che quel grimaldello che da una parte era usato per il modo positivo, da una parte potrebbe essere usato tranquillamente in modo negativo. Ma non voglio parlare di questo, voglio parlare del fatto che cambiando la sicurezza del nostro telefono, del nostro, perlomeno del mio, adesso non so il tuo se è un iPhone, ma comunque il discorso vale anche per qualunque altro dispositivo ha un sensore biometrico per l'accesso al dispositivo stesso. Cambiando questa tipologia di sicurezza, ci si sono fatte delle domande, ci si sono fatte delle domande molto, molto serie, e non ce le siamo fatte solo noi della blogosfera, che poi io della blogosfera non faccio parte, però era tanto per darmi del tono, le ha fatte anche un senatore degli Stati Uniti. Adesso, per prima cosa, prima di elencare queste domande che sono molto affascinanti diciamo sicuramente molto sul pezzo, io mi domando un'altra cosa. Queste domande vengono fatte adesso pubblicamente ad Apple. Probabilmente non è detto che non siano state fatte anche prima, ma io mi domando. Un'azienda che decide di utilizzare un parametro biometrico nel suo dispositivo come riconoscimento, comunque che permette il salvataggio, anche se in forma matematica, criptata, eccetera, bla bla bla, come la presenta Apple, e lo mette sul mercato, non deve sottostare a qualche legge di qualche tipo? Cioè, fondamentalmente in questo momento io credevo che Apple con il suo Touch ID avesse dovuto far verificare, non dico esporre tutto il suo codice, però far verificare che le sue affermazioni sul fatto che il Secure Enclave in cui si va a salvare l'impronta digitale criptata, che non sia possibile estrapolarla, che non sia possibile, che non è mai caricata su server esterni, che in caso di reset viene completamente cancellata, che la forma matematica sia sicura in un verso e nell'altro, insomma, che tutte queste cose che ci vengono propinate in maniera molto più semplice, in modo molto più semplice dal marketing, fossero state verificate da qualcuno, perché di fatti altrimenti si potrebbe dire che qualsiasi azienda di successo potrebbe convincervi a lasciargli tutti i vostri dati biometrici o comunque anche altre informazioni. Altre informazioni sappiamo di darle a Google, a Apple in maniera un pochino più anonima. Prima o poi parlerò anche della modalità con cui Apple raccoglie i dati, che è molto particolare e basata su una teoria, che non tanto teoria non è perché è applicata, della statistica, una branca molto particolare, ma ne parleremo un'altra volta, anzi me lo segno. Quello che però voglio dire è che adesso queste domande che magari leggerò sono anche interessanti, però mi spaventano il fatto che siano fatte solo adesso, dopo la presentazione, anche se di fatti adesso che sto registrando, il 15 settembre, manca ancora un mese e mezzo alla prima vendita pubblica dell'iPhone X, che poi, tra le altre cose, ho visto già gente in fila. Io spero non sia vera quell'immagine di un australiano che è in fila già da adesso, anzi era in fila dal giorno prima della presentazione, quindi dall'11 settembre. Dovrebbe stare lì quasi 2 mesi, adesso la pazienza ne fa da padrona, ma 2 mesi
a casa mia sono più di un paio di iPhone X, direi. Dipende, oddio, perché i prezzi sono altissimi, però non ne vale assolutamente la pena. Però andiamo avanti. Allora, è stata cambiata questa dal Touch ID al Face ID. Per prima cosa, in molti durante la presentazione avranno notato che il Face ID ha avuto una problematica con Craig Federighi sul palco, che prendeva per la prima volta un iPhone X in mano davanti a tutti, e dopo tutta la presentazione pomposa, insomma molto bella comunque, proiettata sullo schermo, prendendo questo dispositivo praticamente cercando di autenticarsi con il viso, difficile dire quando viene fatto il movimento, insomma viene posto il telefono in possibilità di riconoscere dei visi. Questo è andato, non dico in crash, è andato in opzione di sicurezza, cioè ha richiesto il codice. Infatti, se facciamo un fermo immagine di quella presentazione, vediamo che il Face ID, anzi la richiesta del codice, c'è scritto proprio per riabilitare il Face ID. Inizialmente si era pensato che il dispositivo fosse stato appena riavviato e dopo il riavvio si fosse presentato la classica schermata che esiste anche con il Touch ID, insomma al primo avvio bisogna inserire il codice per poter abilitare il parametro biometrico, cosa molto, molto sensata. In realtà Apple ha voluto spiegare, e comunque sempre interessante il fatto che loro per sicurezza, per policy, hanno sempre un paio di dispositivi sul tavolo pronti se uno dei due si bloccasse durante la presentazione. Ha spiegato, vedendo i log, che cosa era successo realmente, comprendere che in realtà il Face ID non ha sbagliato. Vi spiego che cosa è successo, è stato spiegato proprio da loro. Durante la presentazione molte persone prima di Craig Federighi hanno maneggiato l'iPhone X che era già acceso, quindi non si può dire che il Face ID non era stato mai attivato, era semplicemente stato già maneggiato da altre persone che ovviamente hanno dato come non superata la prova del Face ID, perché non erano autenticate, non erano autenticabili, perché l'unico volto riconoscibile da quell'iPhone X era Craig Federighi. Avendolo maneggiato e avendo sbagliato per ben due volte, che è il numero massimo sul Face ID, mentre 5 erano quelle del Touch ID, avendo sbagliato per ben due volte, il Face ID si è bloccato e ha richiesto il codice. Ecco, quello che è successo è esattamente questo. Interessante già vedere due cose: la diversità tra Touch ID e Face ID in numero di volte che può sbagliare. Il Face ID ha una possibilità su 1 milione di sbagliare il riconoscimento del volto, mentre invece il Touch ID ha una volta su 50.000, quindi già si è migliorata la prestazione di 20 volte, e ciò è già incredibile, perché tutti i dubbi che venivano posti al Face ID è che avesse una fallacietà maggiore rispetto all'impronta. Quindi già verificato questo, che poi bisognerebbe farlo verificare a terze parti, perché dare dei numeri così precisi senza una controverifica da altre aziende mi sembra incredibile. Comunque, questa già diciamo possiamo metterlo da parte. Seconda cosa che è interessante vedere, che essendosi abbassati il numero di volte che può sbagliare, anche il numero di riconoscimenti errati che fa bloccare il telefono e richiedere il codice si è abbassato da 5 a 2. Ok, visto questo possiamo già farci delle domande. Dato che il Face ID riconosce delle persone attorno alla fotocamera, non solo nella posizione esattamente perpendicolare al, oddio, parallela, scusate, parallela al volto, potrebbe riconoscere vari volti in giro per la stanza mentre io richiedo lo sblocco, perché inquadrerà più persone, magari ho la mia ragazza vicino, oppure magari appoggiato sul tavolo ci sono più persone sul tavolo, eccetera eccetera. Quindi già bisogna capire se
Le due volte che sbaglia sono comprese in tutti questi volti che può analizzare contemporaneamente o comunque attorno a me. Seconda cosa da analizzare interessante è che il Face ID ha la possibilità di prendere un solo volto, mentre il Touch ID avevamo 5 dita possibili. Ovviamente avendo 10 dita e un solo volto è naturale che Apple, considerando l'iPhone un dispositivo personale, permetta l'inclusione di un solo volto, ma prima permetteva involontariamente anche l'autorizzazione, praticamente dato che di 5 dita si tratta, di 5 persone. Questo non è in nessun modo collegato a norma di legge, a delle norme che regolano la privacy del proprietario. Perché ti spiego, se questo è il mio telefono e io ho voluto dare l'autorizzazione a altre 4 persone di accedere al mio telefono, nel caso in cui l'FBI, la polizia italiana, richieda l'accesso, se io rifiuto, le altre 4 persone devono rifiutare per forza? Qual è il legame che obbliga una di queste altre 4 persone a andare avanti nell'autenticazione o no? Perché difatti il concetto di privacy si lega al fatto di proprietà. Questi sono i miei dati, sono io di proprietà di questi dati e decido io che cosa farne a norma di legge. Ma se io ho dato l'accesso anche a altre persone, questo è un problema. Quindi il Face ID teoricamente risolve questo problema, perché essendo io il proprietario, io l'unico volto autorizzabile, non c'è più questa dicotomia di informazioni, cioè una cosa tira da una parte, una cosa tira dall'altra. Il Face ID quindi migliora questa situazione. C'è da dire però che peggiora altre cose. E le domande del senatore, che ripeto, secondo me erano da porre prima o comunque esporre già le risposte subito dopo il keynote per far comprendere che sono state vagliate da Apple, sono parecchie. Una di queste è molto interessante, cioè che cosa succede quando il Face ID riconosce altri volti? Questi vengono memorizzati, vengono archiviati, vengono matematicamente riconosciuti e buttati. Che cosa succede a tutti i volti che non rispettano la sequenza matematica imposta dal dispositivo e dal Face ID, quello già preformattato, insomma, quello già richiesto alla creazione della password. Seconda cosa molto interessante è che cosa fa il Face ID con le persone di colore? Perché noi tutti pensiamo, da buoni italianotti, e io soprattutto, io sono il primo, attenzione, non sei tu, ma sono io, la colpa è la mia. Il volto, uno dei volti più difficili da comprendere è che sia quello asiatico, che in realtà non ha, è più difficile semplicemente per noi europei. Perché? Perché l'Europa e l'Asia hanno dei tratti somatici molto diversi, e questo è chiaro, ma hanno anche nelle loro menti di differenze, come dire, distinguere i volti per un europeo si basa su alcuni tratti del viso. Quindi magari non facciamo caso che le gote del viso sono tutte simili da noi, o che i lobi dell'orecchio sono molto simili, o che non lo so, l'ampiezza della fronte non è poi così particolare. Mentre invece gli asiatici hanno altri modi di comprendere le differenze dei visi, quindi magari notano questi particolari che ti ho appena detto proprio come grandi differenze. Noi notiamo l'occhio, loro l'occhio lo sapendolo involontariamente, cioè dopo praticamente sono nati con questa capacità, sapendo che l'occhio praticamente è molto simile. Non lo notano, o addirittura sapendo che è molto simile, notano delle differenze minime. Quindi è interessante vedere come sia complicato, a seconda della regione in cui ci troviamo, per iPhone X riconoscere il viso, per il Face ID riconoscere il viso, perché si deve basare su parametri molto diversi di riconoscimento. Questo porta a una domanda, ma dato che hanno detto che un miliardo di volti sono stati scansionati per esercitare
la rete neurale che sta all'interno dell'A11 Bionic, che è l'intelligenza, diciamo, il motore dietro tutto ciò. Che visi sono stati scansionati? Che visi sono stati decisi di portare all'allenamento di questa rete neurale? E seconda cosa, dove hanno trovato questi visi? Hanno l'autorizzazione di fare questo esercizio? Queste sono due domande interessantissime, perché aprono una marea di ulteriori domande. Cioè, perché nessuno sa che cosa sta facendo Apple quando vuole far riconoscere dei volti? Perché non c'è una legge che decide che cosa può fare un'azienda con certi volti, con certi parametri che sono in questo caso molto, molto, come dire, privati, perché il volto, poi abbiamo visto che hanno esercitato anche con dei volti fatti da delle maschere di Hollywood, quindi erano iperrealistiche, quindi lì l'hanno usato come cosa a favore, perché hanno fatto vedere che neanche una maschera iperrealistica praticamente fa sbloccare l'iPhone in maniera fallacia. Quello che però il mio dubbio è, ma avendo tutti questi dati, avrebbero potuto creare una mia maschera del mio volto? Perché di fatti hanno detto che quello che viene memorizzato su Face ID va sul Secure Enclave e non viene mai caricato su nessun server terzo, e quindi non è possibile per loro avere il tuo volto. Però di fatti hanno avuto un miliardo di volti su cui esercitare questa rete neurale. Mamma mia, quanti dubbi, ne ho tantissimi altri. Un'altra domanda che viene fatta è: come riconosce i volti dei neri? Probabilmente in pochi lo sanno, io lavorando in un'azienda di marketing e IT mi trovo spesso a parlare con gente, con aziende di produzione. Noi facciamo soltanto per il settore industriale e abbiamo diverse aziende che come lavoro, come linea di produzione hanno dei sensori. Mi spiego meglio, ad esempio fanno automazione industriale, fanno riconoscimento, fanno quello che in azienda, in industria si chiama la visione. La visione è tutto quel meccanismo fatto attraverso videocamere, telecamere, che permette il riconoscimento di oggetti, cose, e con dei robot antropomorfi, riconoscere un pezzo e andarlo a prendere dalla linea, spostarlo, appoggiarlo su un'altra pressa, eccetera, eccetera. Non vi sto a annoiare con tutto ciò, però quello che so per certo, e che è una delle problematiche, che è anche difficile poi andare a comunicare, per questo noi facciamo marketing, per questo, perché è difficile comunicare questa caratteristica, hanno difficoltà le società moderne attuali, la tecnologia attuale, a riconoscere pezzi di colore nero, molto scuro. Ha una grossissima difficoltà, tant'è che ad esempio un nostro cliente separa la plastica, i diversi tipi di plastica da riciclare, ma non può farlo sugli elementi di colore scuro. Non è possibile, è attualmente impossibile con qualsiasi tecnologia. Non potendolo fare, utilizza altri metodi, ad esempio la fluttuazione, cioè ogni pezzo ha un peso specifico diverso in alcuni liquidi, e praticamente per galleggiamento alcuni materiali restano in alto, alcuni vanno in basso, ma questo è proprio tutta un'altra storia. Quello che vi voglio dire è che è difficilissimo riconoscere lo scuro, quindi la domanda del senatore sui volti di colore nero è molto interessante, perché di fatti dice: ma voi come siete riusciti a risolvere questa problematica? Oppure l'avete risolta o non l'avete risolta? Perché potrebbe essere anche questo un dubbio. Magari non ci sono riusciti, anche se effettivamente la popolazione nera negli Stati Uniti è molto numerosa, quindi mi sembrerebbe strano che facendo uscire l'iPhone X
tanti utenti finali non riuscirebbero a utilizzare il Face ID. Insomma, queste e tante altre domande stanno venendo fuori. Prometto di fare un'altra puntata su Face ID perché mi rendo conto che essendo arrivato anche al lavoro, quindi dovrò andare a lavorare. E ho fatto 25 minuti di trasmissione, io pensavo fosse molto più corta, ma vengono talmente tante domande con un riconoscimento biometrico che è difficile da condensare. Non vorrei diventasse una trasmissione così en passant. Invece ti voglio far pensare, tu ti sei mai domandato quanti dati biometrici hai dato a una singola società? Te lo sei mai domandato? Io perché ho un Apple Watch, ho un Touch ID in questo momento, domani avrò un Face ID. Teoricamente è tutto sul Secure Enclave e niente viene dato via. Ma se davvero fosse stato fatto in modo diverso e se tutti questi tre dati fossero stati invece in qualche modo presi, ci sentiamo alla prossima puntata.